voleva diventare il nuovo zar, non solo assurgere al ruolo di comandante supremo dell'esercito russo, ma addirittura sostituire Putin. Non ce l'ha fatta. Yevgeny Prigozhin ha mirato troppo in alto e adesso rischia seriamente di venire eliminato dai sicari del Cremlino. Secondo i servizi di intelligence occidentali, potrebbe avvenire molto presto. Il capo della milizia mercenaria Wagner, a detta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, adesso si trova a Minsk, dove sarebbe arrivato con un aereo privato dalla regione di Rostov. Mancano ancora verifiche da fonti indipendenti, ma se fosse confermato, la considerazione più evidente resta che la sua sorte è assolutamente incerta. Lukashenko è un vassallo di Putin, che lo ha letteralmente salvato dalle rivolte popolari contro i suoi brogli elettorali nel 2020. Se non fossero intervenute le truppe russe, Lukashenko sarebbe stato defenestrato. E da allora gli agenti di Mosca fanno il bello e cattivo tempo in Bielorussia. In ogni caso, Prigozhin non aveva più scelte, ormai è con le spalle al muro. La Russia degli oligarchi spregiudicati apre molte strade agli imprenditori senza scrupoli come lui. Nel 2014 collabora con il governo russo, crea la sua milizia mercenaria privata che combatte nel Donbass contro il neonato esercito ucraino. Poi è ancora la Wagner a compiere le missioni sporche per conto di Mosca, tra Medio Oriente e Africa. I mercenari russi diventano un business miliardario. Putin ricorre a loro per la lunga e sanguinosa battaglia di Bakhmut nel Donbass tra il giugno 2022 e le ultime settimane. Qui Prigozhin si illude di poter crescere ancora, sfida il ministro della difesa Shoigu e il capo di stato maggiore Gerasimov, ma fallisce. La Wagner resta una milizia mercenaria, efficace in azioni di guerriglia, ma impotente di fronte ad esercito dotato di armi pesanti. La corsa verso Mosca 3 giorni fa è un atto disperato, alla ricerca di consensi che non arrivano. Presto giungerà invece la punizione di Putin.